giocanestro, come Manu Ginobili, sì. Come Ginobili. Ritrovo Davide Arellotta, insomma, ho commentato una sua partita qualche giorno fa e poi è arrivata un'impresa vera e propria a Castrovillari, contro pronostico, perde la formazione di casa. Davide, ben trovato innanzitutto, che partita è stata? Tanto ciao a tutti. No, è stata una bellissima partita. Io prima di iniziare a parlare della partita stessa voglio fare subito i complimenti ai due arbitri, Sposato e Marra Cutrupi. Sì. Veramente bravi, è stato un piacere giocare e penso che anche i ragazzi di Castrovillari possono dire la stessa cosa. Per il resto, per la partita è stata una partita maschia, alla fine abbiamo sempre tenuto un bel vantaggio, siamo sempre stati ripresi, poi punto a punto e alla fine siamo riusciti a spuntarla. È un bel segnale per questo campionato dove la formula lascia ampi margini di vittoria, con la speranza che qualcuno poi possa arrivare in fondo e giocare in C-Silver Sicilia, perché questa è la formula fondamentalmente. Chi vince andrà in questa serie C-Silver Sicilia, visto che non c'è più la C calabrese. E tutto può succedere. Sì, può succedere tutto, anche perché qualificandosi tutti quanti ai playoff è un turn a lotto, praticamente anche alla fine della fase orologio si qualificano tutti, quindi tendenzialmente tutto quello che stiamo facendo adesso, bene e nel male, può essere vanificato immediatamente. Sicuramente ci sarà un po' di fattore campo. Castrovillari più avanti arriva, più sarà difficile vincere su un campo dove ad oggi avete vinto soltanto voi. Parlaci dei tuoi compagni, ci sta una bella risposta anche rispetto al derby col Botteghelle? Sì, intanto abbiamo avuto sia contro il Botteghelle che contro il Castrovillari due assenze importanti, soprattutto quella di Mauro, del nostro capitano, di Umberto e Scorza ovviamente, e abbiamo avuto la chiave praticamente per vincere, è stata soltanto una. Dall'inizio alla fine della partita abbiamo detto a Castrovillari divertiamoci, e quindi l'abbiamo preso un pochettino tra virgolette più alla leggera, più spensierata, e alla fine siamo riusciti per la prima volta a giocare veramente di squadra. Il tuo coach sta fremendo per il suo ritorno finalmente in panchina dopo la squalifica. Questa mattina mi ha inviato questa foto strappalacrime da Libro Cuore, che è già oggetto dei nostri social. Io ho ipotizzato scherzosamente fosse il 97, ho ipotizzato ci fosse la 7-Up e i Fonzi, però secondo me non sono andato così lontano. Te la ricordi quella foto? Ma sarà stato uno dei tanti compleanni oppure qualche festa, perché facevo il mini basket con Carlo al Basket Olympic Club a Santa Caterina, che era veramente, c'erano tantissimi ragazzi ed era veramente, erano i tempi d'oro del basket. Poi a Santa Caterina ce n'erano veramente tanti ragazzini che giocavamo. Sì, io ricordo Davide da piccolo, faceva mini basket, si vede che sono un po' più vecchio di lui, però ne abbiamo parlato lontano dai microfoni. Dopo l'esperienza a Santa Caterina sei stato, tra virgolette, allevato da un tuo padre cestistico, lo possiamo dire anche per te, che è il professore Melara, è stato oggetto della nostra intervista qualche giorno fa, intervista che devo dire sta avendo tantissimo riscontro, perché non è un'intervista banale, a mio avviso non c'è una parola di circostanza, c'è tantissima naturalezza. Volevo una tua opinione. No, intanto il professor Melara non è virgolettato il mio padre cestistico, è il mio padre cestistico. E mi ha fatto intanto tantissimo piacere vedere l'intervista che avete fatto con Reggio Canestro, ma mi ha fatto ancora più piacere incontrarlo al supermercato un mese fa e siamo rimasti un'ora a parlare, ma con naturalezza, dicendoci tutte queste cose, tutte le cose affrontate. E poi effettivamente il professore Melara, dal punto di vista storico, dal punto di vista dell'innovazione anche degli allenamenti ai tempi, era qualcosa di incredibile. Il Cap ha fatto veramente la storia di Reggio e penso di poter dire anche del Sud. Io non oso immaginare la faccia del professore Melara se tu gli hai detto che fa il suo stesso lavoro. Sì, quello potrebbe essere pure un trauma, però l'ha superato. Addirittura lo sapeva già, ma ha detto collega, quindi forse ha dovuto superare dei traumi già da tempo. Quindi. No, io parlandone con lui ricordavo di quando era docente al Vittorino della Felte, arrivava con un giornale sotto il braccio e scavalcava la staccionata del Vittorino con l'inferro. Sì. Per entrare, insomma, anni primordiali, anni 90, dove il capo, o
oggettivamente giocava in Serie B, sfornava giocatori su giocatori. E prossimo impegno, Soverato, domenica. Assolutamente non sottovalutare, anche perché vi sta dimostrando una squadra completamente pazza, passami il termine, può essere tutto e niente. Sì, assolutamente. Noi come gruppo squadra, forse raramente ho visto un gruppo così coeso, tra virgolette, cioè siamo veramente amici, ci sentiamo ogni giorno, in campo è strano, la prima volta mi succede, sembra che ci sia meno legame, in realtà non è così, ci dobbiamo forse ancora scoprire in campo e probabilmente speriamo questa vittoria contro la prima in classifica ci abbia dato una bella scossa. Quindi vogliamo assolutamente portarci a casa 6 punti in queste 3 partite fino alla fine del girone. Primo anno in campo con tuo fratello, ti aspettavi questo feeling così familiare? Quasi familiare, sarebbe da dire. Anzi, è la seconda volta. Perché abbiamo fatto... Non le scrivo le domande, mi sono così spontanee. Sì. Sarà la seconda esperienza, perché abbiamo fatto ben 2 partite prima della chiusura per gli Evergreen. Con gli Evergreen. Sì, sì, sì. Però FIP è la prima. Sì, FIP è la prima. Con Matteo, come c'è stata la possibilità che mi è stato chiesto, ti fa piacere? Assolutamente sì, è stata la prima esperienza vera con mio fratello e per ora è assolutamente un successo, anche perché, non lo dico perché sono suo fratello, ma credo che Matteo abbia delle potenzialità veramente ottime e che probabilmente neanche lui ancora è conscio veramente di quello che possa fare, quindi sono felice della sua annata e gli auguro veramente il meglio. Anche se deve sapere che questo signore qui doveva andare agli Stingers anche l'anno prima, ma ha troppe trasferte in Sicilia, soffre un po' di mal di mare, quindi ha soltanto posticipato il suo approdo agli Stingers. E chi vedi come squadra più forte del campionato? C'è una Botteghelle Basket attivissima, potrebbe firmare Giovanni Grupi da un momento all'altro, c'è stata la firma di Smorto, c'è Castrovilla che sta giocando al momento senza Michele, secondo me no. Secondo me no, però considerando il basket mercato, e tu ne sei stato oggetto tantissime volte le chiamate dello sceriffo d'Attola e il pressing, io ricordo una voce, Sebi Canale è stato tallonato per mesi, Eugenio D'Attola prima della firma da tantissime squadre lo volevano. Chi vedi più attrezzata per vincere questo titolo regionale, che ok, magari conterà poco, però è sempre bello vincere. No, assolutamente è sempre bello vincere. Allo stato attuale il colpo di Antonio Smorto ovviamente già da solo praticamente un colpo fuori categoria, è oggettivo, quindi il Botteghelle già con questo solo acquisto va a creare un bel gap tra le squadre. E poi ovviamente Castrovillari, se non ho capito male, c'erano 2 innesti all'ultima partita. Ritorni, io perché non l'avevo mai visti, essendo stato a Milano poi ho perso alcuni legami con il campionato regionale, però non l'avevo mai visti. Quindi anche il Castrovillari è una bellissima squadra. Poi le altre, noi compresi, penso che siamo un pochettino più indietro rispetto alle altre, noi, Bagnara, Gioia, però allo stesso tempo forse anche meglio perché ci possono essere delle sorprese. Grazie mille professore, in lotta ci vediamo prestissimo. Tuo nonno è la persona che ha identificato il luogo dove collocare lo scatolone. Sì, perché mio nonno era assessore allo sport ai tempi. Tu. Guarda, tu gira che ti rigira, sono sempre la pecora nera io. Dovevano creare un palazzetto dello sport e dovevano inserirlo in qualche posto. Avevano deciso di fare a Gebbione un'area dedicata al basket per la viola e mio nonno gira che ti rigira sotto la curva sud, praticamente tra la tribuna e la curva, hanno creato questo scatolone. Quindi se lo scatolone c'è ancora, anche se il restyling col Campoconi, cioè con la nuova piscina, vedrà uno scatolone da un'altra parte. Non so quando, mia figlia ha 17 mesi, penso che per quando andrà all'università, forse, spero che... Speriamo, se sono veloce. È idea del professore Arillotta, che è simile a Davide, se lo vedete nelle foto, però sono un po' diversi intellettualmente, però per è tutto... Cioè, hai ancora quanti anni? Circa una 60. Cioè tu ne hai 32, 90, hai 60 anni per diventare come lui. In bocca al lupo, buon lavoro. Ciao a tutti, grazie mille. Porto Reggio a canestro, come Manu Ginobili, sì. Come Ginobili.